No, io ho adorato Ettore. Adoravo. È strano perché questa stupidità di essere sicura che tu rivedrai sempre la gente quando tu torni a Roma. Era, lo chiamavo a Roma. Andavamo, ricordo di un giorno alle 5, in un bar, poi il barman è arrivato e lui ha detto: vuole del tè? E tu le hai detto: ma che del tè? Una piccola vodka. E questo mi piaceva, che era anticonformista, ti trascinava a ballare. Lui vedeva se tu eri triste e a lei ti faceva ridere, ti faceva sempre delle domande. È molto rara una persona che si interessa alle piccole particolari, anche se tu non hai niente da raccontare di prodigioso. Lui era sempre curioso dell'altro, era sempre attento ai cambiamenti, alle cose così che passano. No, lo amavo. Bel discorso come il suo, non si può più parlare. Hai detto tutto, l'hai fatto un ritratto così bellissimo che non posso aggiungere neanche. No, perché io avrei di sentirla, io avrei proprio voluto di essere attrice con lui, anche se non volevo più essere attrice, ma come attrice si sente le cose molto di più, e anche come regista ti apri molto di più verso gli tuoi che fanno cinema con te. Con me, io l'ho conosciuto a Venezia dopo Anni di Piombo, un anno dopo, e io lo conoscevo già, visto il film, e l'ho anche ammirato. E lui mi diceva: io voglio che tu mi scrivessi una sceneggiatura per un film mio. Io non lo potevo credere, e poi non parlavo neanche italiano abbastanza ma l'ha detto, poi dopo l'ho capito, per farmi un complimento, non perché voleva veramente che io scrivessi, ma per farmi un complimento dicendo: ma tu sei brava. E non lo poteva dire così, no, direttamente, ma attraverso questa offerta mi l'ha detto anche molto di più. Mi ha fatto un grande piacere, ma anche se poi lo sapevo bene che non era possibile. E ogni volta che ho fatto un film venendo in Italia, lui è venuto e ha visto il film alla prima, a un festival, sempre. Poi dopo mi ha sempre detto: mamma mia, non c'è niente da ridere nel tuo cinema. Dunque non è che mi ha fatto dei complimenti. Una volta mi ha detto: ma tu fai cinema come Dreyer, no? Dreyer è uno severo del nord, della Svezia. Dunque ha sempre pensato che il mio cinema è troppo tedesco. Ma è sempre venuto, è sempre gentilissimamente venuto e mi ha detto le cose. E alla fine ho capito che lui mi ha anche un po' amato. È una cosa bellissima, che per esempio quando facevo delle domande lui diceva: ah, come sei retorica, come i francesi, come si vedeva in ogni persona la particolarità. E il fatto che i film di Dreyer e Germanico erano così forte, che invece la grazia di Ettore è di trattare delle cose forse tragiche, così.